Movimento. Questo movimento nacque, è nato il 23 maggio del 2018 su iniziativa di alcuni gruppi di imprenditori e produttori agricoli che in seguito alle lamentele di come stava andando tutto l'andamento delle attività agricole decisero di fare nacquere questo movimento. Il movimento nacque, nel 2019 furono fatte delle manifestazioni regolarmente autorizzate e tutto, documentate da tutte le testate giornalistiche, e si è andato avanti. Oggi, all'insegna di questa ondata di proteste che ci sono a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale, il movimento è partito pure a fare queste proteste. Con questo presidio permanente, che è dal giorno 5 che siamo qui, ce lo doveva dire una vecchia stazione ferroviaria ideata e costruita a fine anni 20, inizio anni 30 dal regime fascista, oggi è sede di un presidio di protesta. Però è una bella struttura che oggi proprietà del comune, verrà sicuramente valorizzata negli anni a venire, magari per fare una struttura di agriturismo, eccetera, eccetera. Allora, andiamo al dunque della situazione. Perché queste proteste? Tutti oggi siete sapete tutto di quello che è successo a livello europeo, a livello nazionale e pure a livello regionale. Abbiamo oggi una politica agricola che ha disatteso le aspettative degli agricoltori europei, perché questa politica agricola, che è nata nel 1962 come un'intesa tra gli agricoltori e i cittadini europei, ha disatteso negli anni a venire tutto quello che, per cui era nata. Viene rinnovato ogni 4 anni, anche su proposte da parte dei governi dei 27 Stati membri, soggetti a revisione, ma le revisioni a volte si fanno, non si fanno, però la politica agricola è stata un boomerang per i agricoltori, perché si doveva compensare magari i prezzi di alcuni prodotti, perché sono soggetti alle difficoltà di mercato per l'entrata dei prezzi dei paesi terzi. Esempio classico del grano e tutto il resto. Però io non voglio andarmi a soffermare perché non c'è il tempo, deve dare spazio ad altri di parlare e gli interventi che si vogliono fare. Le problematiche le conosciamo tutte, le problematiche infrastrutturali che abbiamo specialmente a livello qua di territorio, con i due laghi che Garcia e Arancio c'è la possibilità di avere acqua per arrivare, un po' per la siccità, un po' per altre situazioni sanitarie, ma questa acqua non si può dare perché mancano le opere di canalizzazione, di distribuzione, la viabilità rurale che è penosa, non abbiamo più strade ridotte a delle mulattiere di un secolo fa. Io per dire che c'è una piattaforma rivendicativa presentata dal movimento, ma questa piattaforma rivendicativa, ci sono tanti punti che li sappiamo come si fa. Noi alcuni giorni fa abbiamo mandato per Pecche, sapete cos'è la Pecche? Un invito, e vado al dunque della politica anche regionale. Abbiamo mandato per Pecche un invito a tutti i politici referenti del territorio, parlamentari regionali, eurodeputati, in primis il presidente della regione Schifani, l'assessore San Martino, ero sindaci, forse abbiamo dimenticato qualcuno, ma non ci ha risposto fino a stamattina, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Abbiamo la presenza qua dell'onorevole Carmelo Pace, che ringraziamo, quindi è venuto un parlamentare. No, c'è Catanzaro. Ah, oh, scusi, non ti preoccupare, gli occhiali da sotto. C'è pure, no, ditemelo. Dico, però gli altri non ci hanno risposto. Abbiamo ricevuto solo una risposta da un europarlamentare, non dico per riservatezze, che ci ha detto che oggi aveva impegni istituzionali. Poi c'è stato pure l'onorevole Margherita La Rocca, anche sindaco di Montevago, che ci ha fatto sapere che era manda salute, è fuori sede e quindi non è potuto essere presente. Però tutti gli altri non ci hanno dato nessuna risposta. E allora io tocco due punti di politica nazionale per dire, e poi arriviamo a livello regionale. Avete sentito dalle notizie di tutte le testate giornalistiche che la von der Leyen, il presidente dell'Unione Europea, se n'è uscita, che per risolvere a suo parere le problematiche degli agricoltori bastava ritoccare
le norme restrittive sull'utilizzo dei presidi sanitari in agricoltura, cioè degli agrofarmaci. E poi non hanno parlato più di niente, qualche parlamentare è intervenuto in sede parlamentare, ma ufficialmente hanno detto che snellivano queste cose. Allora, io ho lavorato per 35 anni in questo settore, essendo stato un funzionario di una multinazionale chimica farmaceutica di persone agrarie, dico, non lo posso dire, nel senso che, ma dico, la von der Leyen ha fatto solo un favore alle multinazionali chimiche, perché il problema dell'agricoltura europea è un problema che non è dovuto all'utilizzo di questi presidi, il problema è dovuto che non si fa più reddito, il problema è dovuto perché da paesi terzi è da decenni che entrano prodotti a prezzi stracciati, non certificati, e che a noi ci impongono disciplinari che da questi paesi non si sa come viene prodotto il grano, non si sa come prezzo il vino, gli ortaggi, eccetera. Il problema è che quella PAC che è nata nel 1962 è stata disattesa, perché quella doveva essere per dare degli incentivi agli agricoltori, perché si doveva compensare la differenza dei prezzi che c'erano con i prodotti che entravano da fuori, ma non è mai successo. Oggi ancora di più con la nuova politica 2024-2027, perché io non posso andare a compensare il prezzo del grano che a me me lo pagano a 28-30 centesimi dove per io avere un prezzo adeguato e poter andare avanti con la mia azienda devo avere un prezzo almeno di 50 centesimi se non di più, e poi con un incentivo di 70-80 euro vogliono compensarlo. Io ho fatto un esempio per dire che cosa è la politica europea, al di là di tutti gli aspetti a difesa dell'ambiente, al di là dei prati permanenti che hanno fatto una legge che va per i paesi del nord, il Belgio, la Norvegia, piuttosto che la Francia, se va ad adeguare pure alla Sicilia, no, i prati permanenti, se io do degli incentivi sui prati permanenti, non lo posso applicare in Sicilia così come ci ha imposto l'Europa, perché a maggio qua il prato permanente verde non ce n'è più, è tutto secco, loro invece danno gli incentivi fino a settembre, se tu mantieni il prato permanente fino a settembre ti do degli incentivi. Non esiste. Questo per dirvi tutta la situazione qual è. L'altro punto della politica nazionale qual è? Che il Parlamento nazionale dice snelliamo l'IRPEF. Ma signore mio, ma il problema è perché gli agricoltori non vogliono pagare le tasse. Gli agricoltori vogliono pagare le tasse, ma mettete nelle condizioni di poterle pagare. Il punto principale non è l'IRPEF, il punto principale è agire sui prezzi minimi garantiti, quello che abbiamo detto in tutte le salse, alle testate giornalistiche. Non è possibile che una catena alimentare, i due anelli deboli sono i produttori e i consumatori, e al centro poi fanno business, al centro si arricchiscono. Non è possibile che le arance vengono parate a 50 centesimi e poi le vendono a 5 euro. Non è possibile che un ettolitro di vino che viene venduto a un grosso imbottigliatore a 60 euro, e togli troppo quello in bottiglia, ci mette un'etichetta di quella che vuole lui e la vende a 6 euro a confezione, a 5 euro a confezione. È possibile? Non è possibile. 40 centesimi nel grano e poi un chilo di pane 4 euro, un chilo di pasta 1,70 euro. Quindi è lì il problema. Signori parlamentari, e parlo pure ai regionali, ai politici, il problema è lì, non è l'IRPEF. Non è solo lo snellimento dei presidi sanitari, il problema è assicurare agli agricoltori che debbono coprire le spese, i costi di produzione e debbono portare qualcosa a casa, perché chi ha un lavoro dipendente e prende uno stipendio, alla fine del mese ha uno stipendio, ma l'agricoltore non ne ha stipendio. L'agricoltore è l'imprenditore più coraggioso che ci possa essere, perché è soggetto alle intemperie naturali, non è niente di sicuro ci sono i costi di produzione, questo è di sicuro l'agricoltore, poi alla fine si può ritrovare con un pugno di mosche, perché c'è la grandine, perché ci sono le avversità climatiche, perché c'è questo e c'è quello. L'agricoltore è quello che è soggetto ai prezzi che gli impongono 10-15 a livello europeo, a livello nazionale, centinaia di migliaia di agricoltori non hanno nessun potere contrattuale. Compra le macchine agricole, compra i mezzi di produzione ai prezzi che gli impongono gli altri. Allora uno viene da lì e dice, ma ora io mi vendo il grano, come ho la frutta, ora vediamo, decido io. Non è così, decidono sempre 10-15, decide la borsa del grano a Bologna, piuttosto che a Foggia, piuttosto che a Milano, quelli decidono. Così non si può andare più avanti.
Questo mi pare che è chiaro e che non abbiamo niente da aggiungere. Ora arrivo a livello regionale. A livello regionale, io come ho detto in qualche dichiarazione ai giornalisti, negli interviste, a livello regionale noi siamo una regione a statuto autonomo, a statuto speciale. L'autonomia ce la siamo date il 15 giugno del 1946. Oggi si parla tutti che vogliono autonomie, ma no, è la vita che stanno. Abbiamo l'Arsi, che è l'assemblea regionale più antica che c'è in Europa. Ma io dico, ma è possibile mai che a livello regionale che si fanno riprodutamente leggi speciali in una notte le fate, onorevole Pacchi, in una notte le fate e per l'agricoltura non si riesce a fare un emendamento di legge, a presentarlo, un testo di legge e a vararlo per incidere, per andare ad agire sui prezzi di produzione, per andare ad agire su tutto quello che è nella piattaforma rivendicativa. Eppure il governo, dalle ultime notizie, è stato battuto due volte. Una volta viene battuto per due volte, perché c'erano da mettere i posti alle ASPE, ai presidi ospedalieri, e fate le nottate. E poi, ora per le riforme delle province. Ora dico, ma io mi aspetto, e qua poi avete modo voi di replicare, e poi io mi riservo di replicare. Io, cortesemente, ognuno poi parla quando ha da parlare. Io dico, ma è possibile mai che non siete in grado di riunirvi e dire questi agricoltori, specialmente a questo presidio che è 20 giorni, che è più di 20 giorni che dormono qua e ci dormiremo per l'altro 220 giorni, come ho detto io, 240 giorni, senza nessun problema qui. Ma è possibile mai che non decidete a riunirvi e a dire vogliamo vedere cosa possiamo fare, che siamo una regione a statuto speciale, a statuto autonomo? Questo è il problema, non riunirsi per le riforme delle province e c'è panico. Per piazzare quattro porzioni quello, cinque porzioni quello di Aspe, c'è panico, governo viene fatto. Ma io mi auguro che il governo si faccia le nottate ora per decidere il problema degli agricoltori. E io mi avvio a concludere, perché devo dare spazio a Enzo e ad altri di parlare, che noi in questo presidio quello che ci contraddistingue è la libertà di parola, non ci sono prime donne. Libertà di parola e di voto. Ah sì, certo, però non votiamo qua, non siamo niente giuridico, vabbè, poi premio ci sono le elezioni, e quello non discutiamo. La prima cosa che io devo dire è che questo, quando è nato, l'ho forse dimenticato, quando è nato questo movimento, non si è dato nessun colore politico e nemmeno coinvolge organizzazioni di categoria, perché sappiamo le organizzazioni di categoria quello che hanno fatto negli anni passati, oggi vogliono cavalcare il cavallo delle proteste, vogliono salire sul carro delle proteste. No, noi non lo riconosciamo, che è, e lo diciamo in tutte le salse, noi l'organizzazione cattiva non le riconosciamo. Loro si vanno a sedere ai tavoli tecnici, alle unità di crisi, noi con loro non ci sediamo. Arrivo al dunque, ecco, così vado a concludere. Cari parlamentari regionali che siete qui presenti, vedete, il fatto che non ci hanno risposto i vostri colleghi si denota, va a mettere al nudo qualche problema, perché abbiamo invitato pure il Presidente della Regione Schifani, abbiamo invitato pure l'assessore San Martino, l'assessore San Martino, che io ve lo ricordo, quest'estate è venuto due volte. Nell'arco di 40 giorni è venuto due volte a Santa Margherita, è venuto due volte, quindi l'assessore San Martino la strada la sa, a fare la passerella due volte è venuto, in un evento, non lui, perché lui è stato cortese, educato, né è uscito nel suo intervento politicamente, perché non è andato sullo scontro che io tecnicamente e scientificamente per quello che si discuteva lì, ma è lì, è normale che lui non ci andava, ne è uscito politicamente, bene, ed è stato educato. Però c'è stato qualcuno dell'entourage che a passo qua cercava di togliermi il microfono, perché c'era qualcosa che non andava lì secondo loro, perché alle volte uno con la parola dà pure fastidio. Però l'assessore San Martino due volte in 40 giorni è venuto, perché ora non ci viene a trovare? E vado a concludere, signore, è chiaro quello che vi chiediamo, che questi signori non si sono presentati, questi politici. Verrà emesso oggi un comunicato stampa dove verrà dichiarato alle testate giornalistiche nazionali e regionali
chi era presente a questa assemblea e chi non era presente. Questo movimento è un movimento pacifico, lo possono testimoniare le forze dell'ordine, la questura, è un movimento che dà immagine del pacifismo e della protesta democratica, ai sensi e come manifesta ai sensi di legge. Io, e mi avvio a concludere, vi dico che questo stiamo facendo per ora noi, come in tutta Italia. Certi movimenti hanno tentato di romperli a livello nazionale, alcuni ci sono riusciti, altri no. Hanno tentato pure da noi di rompere il movimento, ma non ci riusciranno e non ci riescono. Come altri movimenti in Sicilia non ci riusciranno. Non so da queste persone da chi vengono mandate, che le sappiamo noi che sono, ma non riusciranno a rompere il movimento. Io dico una cosa, noi non vogliamo fare rivoluzione, noi vogliamo protestare pacificamente in funzione dell'articolo 17 della Costituzione della Repubblica Italiana, in funzione dell'articolo 105 e 106 della Repubblica Italiana, che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Ogni lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione proporzionata uguale alla quantità e qualità del suo lavoro, che con gli agricoltori non esiste. Abbiamo mandato pure una lettera aperta al Presidente della Repubblica, la Chiesa ha preso posizione con noi volontariamente, perché l'Arcivescovo di Agrigento ci ha chiamato un'ora prima che veniva. Quindi la Chiesa ha preso pure posizione ed è un segnale storico. Stiamo facendo un'opera di sensibilizzazione alle scuole, istituti tecnici, abbiamo una fila di gente dei licei, delle scuole medie che vuole che andiamo a introdurre, a parlare della PAC e delle problematiche, perché c'è tanta gente che non sa perché protestiamo, del problema del cibo e tutto. Io chiudo, io voglio dire solo l'ultima cosa, la rivolta è la voce di quanti non vengono ascoltati, la rivolta è la voce di quanti si sono visti da qualche decennio a questa parte derubare della loro dignità e ora se la vogliono riappropriare. La rivolta è la voce di chi sta vedendo andare in fumo i sacrifici dei loro padri e dei loro nonni, perché la politica, e ve lo dico, da Roma, da Bruxelles, scende a Palermo, non ha più memoria della storia. Avete perso la memoria della storia. Grazie.